No, a Salvatore. Ok, Salvatore. Allora, buonasera. Buonasera. Abbiamo voluto dare un significato anche culturale, soprattutto nella rievocazione della tradizione, a questa fiera di San Martino, che si rinnova e che anche quest'anno ha avuto un buon successo, almeno in quella tradizionale che si è svolta proprio il giorno della festa, l'11 novembre. Io vi parlerò per brevi cenni proprio sull'origine del culto di San Martino e a Solopaca. Diciamo che noi abbiamo testimonianze fin dalla metà del 300 di una chiesa di San Martino a Solopaca. E, però la parrocchia più antica di cui abbiamo notizia era dedicata a San Giovanni, che si trovava proprio nel rione di, cioè nel villaggio di Sant'Anni. Diciamo che oggi per noi il culto più antico è San Martino, però San Martino in Italia ha avuto un'affermazione in età piuttosto tarda, perché nell'età più antica i culti che noi avevamo nella nostra penisola erano, come in tutte le altre realtà, legati essenzialmente alla venerazione degli apostoli e dei santi locali, ed erano questi i santi che diventavano patroni e diventavano titolari di parrocchie. Poi vi erano altri culti diffusi, pure San Martino per esempio è un culto antico, tanto è vero che già quando fu edificata l'abbazia di Monte Cassino, la chiesa di Monte Cassino, San Benedetto dedicò un altare a San Martino, quindi siamo già nel VI secolo. Però diciamo, noi probabilmente il culto a Solopaca di San Martino si è sviluppato, anche se magari prima c'era già una qualche chiesa nella zona dei Santi Martini, nei pressi di Sant'Anni, si è sviluppato in età angioina, nell'età in cui verosimilmente si pensa sia stato realizzato il castello, poi ne parlerà Checco in maniera più approfondita. Perché questo? Perché dovete sapere, gli angioini scesero in Italia, io vi dico tutto per sommi capi, perché è una cosa, diciamo, cerchiamo di essere anche un po' informali sulle cose. Scesero in Italia con Carlo d'Angiò nel 1266, quando ci fu la famosa battaglia di Benevento, dove la casa di Sveglia fu sconfitta, Manfredi fu sconfitto, e Carlo d'Angiò, cattolico molto legato al Papa, scese proprio perché chiamato prima da Urbano IV, poi questo Papa morì, il successore Clemente IV lo fece venire. Quindi i francesi si insediarono in Italia, prima con il regno di Sicilia, poi con il regno di Napoli, e stettero fino verso la metà del 400, all'inizio del 400, e poi subentrarono gli aragonesi. I francesi portarono i loro culti, e principalmente San Martino poi era un santo soldato, e quindi diciamo verosimilmente l'incremento del culto a San Martino è venuto proprio al tempo della costruzione del castello. Il castello, come abbiamo detto, risale probabilmente intorno al 1300, sarà così, in questo modo, e fuori dalle mura, proprio adiacente, nei pressi, cioè dove adesso è la congrega dei Sette Dolori, era lì la prima chiesa di San Martino. E, diciamo che quindi poi questa, diciamo, è la storia. Poi a questa ci stanno delle suggestioni, per esempio nel 1864 in una lettera un parroco di San Martino, il parroco Gaudino, diceva che il culto di San Martino derivava, la chiesa era stata portata, la parrocchia già esisteva a Sant'Anni, poi era stata trasferita al castello. Altre suggestioni vogliono che il culto di San Martino provenga da Telese, che il santo sia stato portato da Telese, ma in realtà la storia ci dice ben altro, e ci dice che è un culto che si è sviluppato in quel periodo. E, il castello, queste stesse suggestioni, diciamo, ci stanno pure in Sicilia, dove gli Angioini avevano costituito la sede a Palermo del loro regno, costruirono un'importante chiesa dedicata a San Martino, l'abbazia di San Martino, una chiesa che è diventata così importante per la città di Palermo che pure lì poi si svilupparono le leggende che addirittura fosse stata fondata
da Gregorio Magno nell'Alto Medioevo, ma la realtà è questa. Quindi San Martino è un culto di età angioina. La chiesa, diciamo, quindi il castello in origine doveva essere una sorta di presidio per i soldati, perché il posto stesso dove sorge non è un posto, diciamo, di alta difesa o di... E intorno a questo castello, che poi divenne anche dimora dei feudatari per un certo periodo, poi si è sviluppato negli anni, nei secoli successivi, credo nel 400, avrà assunto la forma quella che noi poi intravediamo adesso nelle costruzioni, cioè delle quattro torri e via dicendo. E questa chiesa San Martino, diciamo, era il luogo, la piazza davanti alla congrega, la piazza di San Martino, era il luogo pubblico delle adunanze di Solopaca, era il luogo dove si tenevano diciamo, le pubbliche adunanze, era il luogo dove i notai rogavano gli atti solenni ed era il luogo dove c'era il tiglio, che era proprio simbolo delle adunanze. Noi questa notizia storica sul tiglio l'abbiamo trovata in tutti i comuni antichi, la sede comunale era così. Poi cosa è successo? Che il paese si è incrementato via via e c'è stato uno sviluppo demografico nel corso del Cinquecento e diciamo, la chiesa di San Martino era diventata insufficiente, per cui si cominciò all'inizio del Settecento a utilizzare un'altra chiesa per il culto, ed era la chiesa di Santi Simeone e Giuda. Giuda non era il traditore di Gesù, ma Giuda davvero, un altro apostolo considerato il santo dei casi impossibili, come oggi poi è divenuta Santa Rita, insomma. Quindi questa chiesa di San Giuda doveva stare probabilmente dove stanno le case dell'Inserno, per evitare, insomma, via Procusi, in uno di quei due ampi. E poi sul terreno dell'Itangredi, così si chiamava questa, dove è stata costruita la chiesa di San Martino, quel terreno fu donato dal comune e vi fu eretta la chiesa di San Martino. Una chiesa che in origine era una sola navata, cioè le due parti laterali che vedete con le cappelle del Buon Consiglio e la cappella di San Giuseppe in origine non furono costruite nel Settecento. Quelle furono edificate nel 1865 da Monsignor Gaudino, Salvatore Gaudino, un prete benemerito, che incrementò pure il culto della Madonna del Buon Consiglio, e era sua quell'immagine della Madonna che si venera tuttora. Un altro incremento al culto di San Martino si è avuto con Monsignor Antonio Viadanza, che divenne parroco nel 1897. Monsignor Viadanza è stato, diciamo, un rifondatore, si può dire, di San Martino. Lui fece costruire la sacrestia dove sta ora, e fece fare, perché prima stava dove adesso è il campanile, e fece costruire il campanile, che poi è rimasto incompiuto. La base del campanile, pensate, fu fatta con le pietre ricavate, alcune pietre ricavate dai pedastri vecchi, furono portate qui e quindi si incrementò questo culto. Monsignor Viadanza nel 1900 pubblicò anche un compendio, cioè un riassunto della storia di San Martino, un libricino divenuto assai raro che l'avvocato Dandillo, in maniera veramente benemerita, ha ristampato e con il cenacolo proprio del Roseto, e questa sera darà in omaggio ai presenti. E, diciamo che la fiera di San Martino, anche sulla fiera ci potrebbero essere delle suggestioni, perché pensate che la fiera di San Martino è proprio una fiera nata in Francia, a Tours, ed era per antonomasia la fiera più importante, perché coincideva con l'inizio dell'anno agrario. Ancora oggi l'anno agrario nei contratti agrari è considerato l'inizio l'11 di novembre. E era una fiera in origine essenzialmente di bestiame, di animali. Questa fiera diciamo, si svolgeva originariamente solamente a via Procusi. Nello spazio dove poi è stato costruito il campanile, quindi in questo spiazzo proprio di rimpetto adesso alla casa comunale, lì si mettevano gli animali. E c'è stato fino all'inizio del Novecento un tale Angelino Zengaro, si dice, che esponeva, metteva i capi di bestiame, si vendevano buoi,
cavalli, maiali e collane, eccetera. Poi nella parte via Procusi era, diciamo, fino agli anni 60 dell'Ottocento era fatta a gradoni, non era, diciamo, una strada lineare come è adesso, e nella parte finale di via Procusi, dove adesso è largo Castel San Martino, diciamo così, in quella zona lì si mettevano con le scale. Poi lungo tutta la via Procusi si poteva trovare chi vendeva le funi, chi vendeva i tini, era gli attrezzi per gli arnesi per l'agricoltura, insomma era una fiera essenzialmente agricola. E si faceva anche il baratto, come adesso è stato ripreso anche in questo mercatino, perché sulle scale della chiesa di San Martino per tradizione venivano le donne di Villano, portavano le castagne, portavano dei formaggi che facevano loro, le noci, e le scambiavano con il vino, con il mosto cotto che si faceva a solo pari, perché noi avevamo più una tradizione legata al vino che non a queste cose, alle castagne. C'è da dire questo, che ritornando un piccolo passo indietro a Solopari e San Martino, noi troviamo in alcuni autori, scrittori del Regno di Napoli del 500 e fino al 1644, che viene menzionata Solopari di Santo Martino. Ma noi poi questa denominazione la troviamo in questi scrittori napoletani, ma non la troviamo nella documentazione nostra. Perché questo? Perché, diciamo, i riferimenti che fanno questi scrittori sono al registro, al cedolario dei fuochi. I fuochi erano le famiglie e in base alle famiglie vi erano, si applicavano delle tasse, quindi erano registri benvenuti. L'intestazione del cedolario di Solopari, risalente all'inizio del Cinquecento, portava questo titolo Solopari di Santo Martino, quindi questo ci fa pensare che almeno fino all'inizio del Cinquecento Solopari era proprio denominata Solopari di San Martino, perché il centro del paese, il nucleo fondante, il comune di Solopari, era proprio la zona del castello. E poi intorno a quella zona si svilupparono i telesini, probabilmente con gente venuta da Telese, poi si estesero i due rioni e così poi hanno dato vita a Solopari. Però il nucleo fondante era quello lì. Oggi che c'è da dire della fiera? La fiera ormai ha perso l'importanza che aveva un tempo. Voi pensate che prima a Solopari, fino all'Unità d'Italia, si svolgevano 4-5 fiere. La più importante era quella di San Martino. Però vi era anche una fiera, ve lo dico così, giusto per... Vi era una fiera la prima domenica di agosto, ma quello è un errore. Allora, su un libro che sono riportate quelle fiere, c'era riportato anche il 15 di agosto, ma quello è un errore. Era la prima domenica di agosto, poi la terza domenica di Pentecoste, che coincideva più o meno con il raccolto del grano, e poi ve ne erano altri, il mercato si teneva il lunedì, ma la fiera più importante era San Martino. E quando si faceva questa fiera veniva gente da fuori, c'era un'affluenza notevole da Paupisi, da Frasso, persino da Guardia San Bramondi, che la loro fiera più importante la facevano a San Pascasio. E quindi aveva un grande interesse. Oggi che la nostra fiera, diciamole tutte, è quasi come un grosso mercato, dove ci sta qualche variante di qualche venditore di cose tipiche e poi questi che portano le coperte, i dolci, insomma, di tradizione. E oggi però questa festa è comunque un momento identitario e può servire anche a rilanciare il paese dal punto di vista turistico, culturale. Questa manifestazione che si sta facendo adesso, è la seconda edizione della Fiera di San Martino, nasce proprio con l'intento di promuovere i prodotti della nostra comunità e le attività della nostra comunità, quindi si deve cercare di lavorare intorno a questa iniziativa anche per valorizzare diciamo, il nostro paese. Io nel chiudere vorrei solo dire una cosa, che tra i tanti titoli che ha San Martino ha pure quello di essere il santo della pace, perché diciamo, come avete sentito anche nel video, aveva pacificato i preti diciamo,
dei liberi, i Tours, che erano sempre in guerra tra di loro per questioni di potere, per questioni di egemonia. Allora io vorrei dire questo: le elezioni per fortuna sono finite, io auspico che nel segno di San Martino la nostra comunità trovi intorno all'idea di far prosperare il nostro paese un segno di unità, di collaborazione, e soprattutto rivolgo questo appello ai giovani che per la prima volta si sono cimentati nella politica. Io spero che tutti insieme portiamo avanti questo discorso di voler bene a Solovacchia. Ci saranno due interventi brevi di Chicco, che parlerà del castello di San Martino, che voi sapete che Francesco è un archeologo e si è interessato alla storia proprio del nostro castello, e poi Antonio Adonisi vi illustrerà le opere d'arte.